L'idea è sempre la stessa, che è quella di creare delle superfici che abbiano un'eleganza e che dialoghino con lo spazio. Nastri si ispira a, diciamo, un movimento molto sinuoso di alcune linee appunto verticali che si intrecciano e che si sposano bene, insomma, con l'architettura. In questo caso con Pizzo volevamo trasmettere un'eleganza, una raffinatezza con degli spessori contenuti, e questo appunto è stato un'ispirazione, insomma, molto interessante. Anche il processo produttivo è stato molto interessante, perché la particolarità appunto è quella che non si notino le giunture, quindi non si notino le attaccature, e questo è stato un po' la chiave vincente. I campi di applicazione sono i più vari. Io credo che la nostra volontà è quella di dare uno strumento nuovo, tant'è che appunto noi pensiamo di essere una sorta di sartoria delle superfici, e poi il progettista che interpreta queste forme per il proprio ambiente. Abbiamo voluto, diciamo, presentare anche due texture che sono ormai a catalogo da tanti anni, che sono Treccia e Caos, proprio per mostrare la vera tridimensionalità, e infatti ecco, sono le texture con spessori più evidenti che permettono appunto di concepire lo spazio in una maniera molto artistica, molto scultorea.